Ho le orecchie tappatissime ancora, devo solo capire come si esce, come si va al, credo, metro. L'ho fatta, sono sceso alla fermata Casa da Musica o qualcosa di simile, ora ho circa 1 chilometro da fare a piedi, forse meno, e vado a cercare l'ostello. Mi hanno accolto bene, da quello che ho capito sono tipo l'unico cliente che hanno almeno oggi. Tutto molto carino però. Ho parlato con un ragazzo da reception che mi ha fatto capire che quest'anno, causa Covid, quest'anno qui si può aprire, forse solo così. Vabbè. Comunque stanno avendo pochi clienti. Cose sistemate, letto fatto bene ma non benissimo e si esce. Tra l'altro 2 stanze in croce e io sono alla 201. A Benedetto Margherita c'ha 4 stanze. Questo prendaglio del signor Cacciò, la sua camera è la 738. Tra l'altro 734, ragazzi. Ora vado a mangiare una cosa di cui ho sentito molto parlare. Direzione Casa Portoghese del Pastel do Bacalau. Tra l'altro prima credo di aver visto Claudio di Trip Therapy. 5 euro, speriamo sia buono. Sì. In video non so se si riesce ad apprezzare, ma dal vivo la visuale non è niente male. Dovrebbe esserci anche un ponte relativamente famoso da queste parti. barba al Covid. Se riesco ora vado lì sopra. Mannaggia, se ho camminato oggi. Ora sto in ostello e poi devo fare un po' di spesa. Ho fatto una quindicina di euro di spesa, l'ho messa sotto in cucina, ho preso anche dell'acqua, adesso mi cambio e vado a mangiare. Comunque alla fine si apriva e escrementi di piccione a parte, questa è la vista. Senta, però secondo me è un po' troppo buio con solo quella finestra lì. Tu ma sottovaluta sta finestra, Marcè, eh? Questa è una nave sottovaluta, eh? Ecco da questo, ok? Oddio! Ah, stronzo! E c'è un po' l'onda profonda insieme agli eterni. Che bello il pesce stare a guardare, che bara onda, gioconda, pepe. Aggiornamento delle 21:10, considero la giornata pressoché conclusa, ho camminato tantissimo oggi, è stato molto stressante, ne sono comunque felice, Porto mi sta piacendo. Unica nota negativa è l'ostello, ma non l'ostello in sé, che è piuttosto carino, in realtà è anche economico, sono una quindicina di euro a notte, colazione inclusa, contando che siamo a un passo da Ferragosto. Il problema è di fatto l'assenza di persone, perché gli anni scorsi negli altri ostelli ero circondato da coetanei, la sera anche se non si conosceva comunque ci si organizzava, la sera si usciva, si andava a bere, a fare fiesta, e invece qui sembra di stare nella casa di riposo di nonno Simpson. E poi domattina sveglio un'ora decente, colazione sotto e giornata in spiaggia. Giorno 2. Pensavo di andare al mare e ovviamente si mette a piovere. Prima volta in vita mia che vedo l'oceano. Figo! Homem Doleme Beach, ma io la salto e vado alla prossima. Fa molto Requiem for a Dream la location. Situazione attuale, qui sono al terzo capitolo e al quarto panino, borraccia termica, mare e si passa la giornata. Dopo 4 ore di mare me ne vado. Una miriade di stelle marine. ritorna in ostello. Temo di aver preso un po' di sole. Giorno 3. Ieri sera invece giro in centro e poi, una volta tornato in ostello, sono rimasto nel Deora a chiacchierare con altri viaggiatori che erano lì di passaggio. Ho avuto dei ferragosto migliori ma anche di peggiori. Piccola deviazione. Sto prendendo volutamente altre deviazioni, di qui non mi pare di esserci mai passato. Museo giudiziario, ma questo non ho idea di chi sia. Tardes, sta meno gente? Sì, se tienes que. Sì, però de 5 euro. Sì, come alle 6:30 vienes a hacer cola, y ya está, okay. Y entras. Si puedes, a esa hora ya tienes lo ticket, a las 6:30 vienes a hacer cola. Muchísimas gracias. Buon trabajo. Circa 5 ore di coda, passo più tardi, ho amiato la tizia e ne approfitto per vedermi questa chiesa dall'alto. Non c'è posto prima di mezzogiorno, farò un giretto così a zonzo per 40 minuti e tornerò qui. Qui si fa stretto. Gesù, Gesù. Veramente figo. Ora, con la dolce compagnia della pioggia, me ne vado in libreria. Libreria Lello, non so come si pronuncia in portoghese. Libreria Lello. Fondata nel 1881 ed è considerata una delle più belle librerie del Portogallo, dell'Europa e del mondo. Ci hanno girato anche delle scene di Harry Potter. 2,40 di coda per qualcosa come 15 minuti di giro in libreria, però ne valse la pena, dai. Reso conto, l'ingresso alla Libreria Lello costava 5 euro, che erano validi anche come eventuale sconto per un acquisto. Io ho acquistato questo libro sull'esistenzialismo illustrato, da 11,50 l'ho pagato quindi 6,50. Non ho preso dei libri in portoghese perché tanto mi conosco e non sapendo il portoghese li avrei poi appoggiati su una mensola e li avrei lasciati lì a far polvere. Dato che diluvia e che ho ancora tanta roba nel frigo e domani faccio le valigie, questa sera non mangerò fuori. Ultimo giorno, tempaccio e si parte per Coimbra.